casa, ok? Ciao Pasqui. Oh Ricky, ma dove vai? Prendiamoci un caffè, facciamo una pausa. Ah, poi tra l'altro ti volevo dire... Che pausa Ciccio, non è neanche cominciata la giornata, già c'ho mille cose da fare. Guarda, se riesco mi fermo per pranzo, ok? Oh, tra l'altro, il progetto si consiglia tra 2 ore, oh mi raccomando, buona fortuna. Fra 2 ore. Ricky, vedi che sta a buon punto col progetto. Fatto fare freddo il caffè, vedi? Ma ne prendo uno. E questa era la seconda pausa. Adesso non ci si ferma più. Dai che non è difficile arrivare pronti alla sessione di gennaio. Se faccio 40 pagine al giorno riesco a fare tutto e ripasso pure. Cominciamo. Pronto Nancy, bella? Come stai? Sto un po' in mezzo ai libri, sto studiando, c'ho l'esame. Fai tu. Ma veramente sta pure Maria? No Nancy, non è questa, è che hai capito, se faccio pure la terza pa... Vabbè, sai che c'è? 2 minuti e scendo, dai, tanto una cosa mi piglia, torno indietro subito a casa, che fa o no? Ciao. Perché se la mente si rilassa, i concetti si consolidano. Comunque, da pazzi dice una cosa. La gente dice che uno alla città non si abitua mai, che si avrà sempre nostalgia di casa, ma mica è vero. Ehi ragazzi, come va? Aperitivino? Visto, mica li conosco a questi. Questa è casa mia. Di scendere giù non ne ho proprio più voglia. Che senso tiene? Mamma mia, meno male. Dove sta la cameriera? Si è fatto un poco male. Ho capito, mi dispiace. Però dico io pure tu, no? Metti tra me che sono del sud e i biglietti che devo comprare per tornare a casa. Chiaro, ti soccombi. Comunque, tutto bene quello che finisce bene. Ma vado a casa a fare la parte. Senti, ma mancano 2 mesi. E che c'entra? Mi devo organizzare bene. Devo mettere tutti i pulloverini attorno ai vuoti. I vuoti? E quando parli di vuoti mi viene da piangere. Facciamo piano, perché se mamma ci scopre che usciamo, si arrabbia. Ho capito, ma voglio un pezzo. Basta, stai zitto. Uè! Dove andate? Io ho preparato il sugo per il pranzo. Ya, facciamo una cosa veloce, veloce. Anzi, visto che siete così bravi a spezzare, venite a dare una mano. La tecnica c'è, ma dobbiamo migliorare. E allora, ecco qua, oi! Tanto può venire pure a chiovere, no? Come a fa? Nico, via di una pausa, ci andiamo a mangiare qualcosa. Dionì, ma quali pause e pause? Tu sai che Nicola pause non ne fa, anzi, fa pausa mentre non fa pausa. Può fare una cosa, non fa pausa con me. Aiutami, pasta asciutta chiave da 8. Cotoletta chiave da 12. Non c'è. Non c'è. Ragazzi, quando usate gli attrezzi, l'avete messo apposta? So. Mangio con un forchettone da 13. Si già fa questo. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. No, sono distrutto, Ciccio, che giornata. Questo è il momento perfetto per fare una pausa. Piattina pausa. Sai da stamattina cosa ho fatto mentre tu ti prendevi tutte queste pause? Ho chiuso i budget e li ho già inviati. Ho fatto il planning per l'anno prossimo e ho cancellato tutte le cose dalla mia to-do list. Ma il progetto l'hai fatto? Il progetto, mi sono dimenticato. Dove scappi? Ci ha pensato Pasqui. Ricky, io da stamattina ho fatto il progetto, poi ho fatto lo scheduling, ho fatto il brainstorming, ho fatto il fine tuning e poi sono andato a fare la spesa, ho raffiato le piante, sono andato a prendere a mio nipote a scuola, ho pure comprato i croccantini al cane, però vedi che tu sei tutto stressato, io sono bello rilassato. Perché? Perché? È perché io tra un lavoro e un altro faccio una pausa. Tac. No, qua è il solito tipo del sud, qua che noi lavoriamo troppo. Che c'entri il sud? Qui siamo fatti internazionale, Ricky. La pausa è una filosofia di vita, pure 5 minuti, per te li devi prendere. Non have a break. Pigliati una pausa. Sì, che forse... Inspira. Espira. Ah, però sai che già mi sento molto più rilassato, eh?
Però Ciccio, sono passati 5 minuti, dai che dobbiamo tornare al lavoro, dai! Allora Ricky, la pausa può durare 5 minuti, ma può anche durare di più. Non mi sembra molto sensata, come cosa, però... Scusa, è che è più produttiva, è com'è? 30 pause, 5 pause, vabbè fa una media, 16 pause. Bella regà! Ma chi è? E che ne so, chi l'ha mai visto? Non senti l'accento, è centro Italia, Come si dice, la virtù sta nel mezzo, Stash calm, have a pause.